dobbiamo avere il coraggio di voltare pagina. La biosfera è minacciata, le scelte morali sono in pericolo, la stessa sopravvivenza dell'uomo è insicura. Ovunque dilaga una mancanza del senso di responsabilità. L'umanità è divisa da guerre, angosciata da mille miserie e insidiata da morbi sconosciuti. Mentre un decimo degli uomini consuma il 40% delle risorse energetiche e si nutre 10 volte di più di quello che dovrebbe, i 9 decimi della popolazione della Terra devono combattere il flagello della fame. In passato si è parlato tanto di diritti dell'uomo, ora dobbiamo iniziare a parlare dei suoi doveri. Non si può andare avanti così. La Terra è gravemente minacciata. Non voglio lanciare un ultimatum. Preferisco definire queste mie parole semplici considerazioni. Ma non possiamo rimanere insensibili di fronte agli eventi di cui siamo testimoni. Viviamo in un'epoca di enorme pericolo per l'umanità e per il pianeta. E la posta in gioco è il suo domani. Piogge acide, venti contaminati, fiumi sterili e zolle ribelli sono le tessere di un mosaico allarmante. L'inquinamento sta andando oltre e dal mondo fisico si estende alla sfera dei sentimenti. Concetti come amore, filantropia, solidarietà morale cambiano valore di giorno in giorno o addirittura lo perdono. Gli eventi sono giunti ad un punto che non è più sufficiente parlare di diritti dell'uomo. Oggi dobbiamo pensare ai doveri per salvare il nostro habitat e la nostra dimensione umana. Per 3 miliardi di anni la Terra è stata retta da quelle forze evolutive che dalla vita inorganica hanno portato alla vita organica, fino all'Homo sapiens. In questa nostra epoca assistiamo ad un altro fenomeno. L'Homo sapiens, con le sue enormi capacità mentali, si sostituisce alle forze cognitive dell'universo e decide delle sorti di se stesso e dell'avvenire del pianeta. Io sto compiendo degli studi sulle correlazioni tra situazioni patologiche e ambiente, col sospetto che alterazioni morfologiche dell'uomo siano dovute ad un repentino cambiamento dell'ambiente. È per questo che sono convinta dell'urgente necessità di frenare il degrado del pianeta. È importante che le popolazioni ricche, che costituiscono un decimo dell'umanità, si ricordino di quelle povere. Noi mangiamo troppo, loro non mangiano nulla. Noi soffriamo per troppa evoluzione, loro soffrono per mancanza di benessere. È decisivo che gli adulti comunichino ai giovani il senso dei valori. La gioventù è costante obiettivo del consumismo, quindi conosce il prezzo di tutto, ma il valore di niente. Oggi è un giorno felice per me. Sono toccata dal fatto che il Comitato Nobel mi abbia selezionata per questo prezioso premio. Ringrazio ognuno di voi per il vostro continuo supporto e amore. Sono davvero grata per le lettere e i messaggi che continuo a ricevere da tutto il mondo. Leggere le vostre parole, parole incoraggianti, mi rafforzano e mi ispirano. Sono onorata di ricevere questo premio insieme a Kalish Satardi, che è un leader dei diritti dei bambini da molto tempo. Sono felice di poter mostrare al mondo che qui insieme un indiano e un pakistano possono lavorare in pace per i diritti dei bambini. Questo premio non riguarda solo me, è per quei bambini dimenticati. È per quei ragazzi spaventati che cercano la pace. È per quei bambini senza voce che vogliono un cambiamento. Ho scoperto che le persone mi descrivono in tanti modi. Alcuni mi chiamano la ragazza che è stata sparata dai talebani. Altri la ragazza che combatte per i loro diritti. Alcuni mi chiamano un premio Nobel. Adesso avevo 2 possibilità. Una era quella di rimanere zitta e aspettare di essere uccisa. La seconda possibilità era parlare, alzarmi in piedi e poi essere uccisa.
Ho scelto la seconda. Ho deciso di alzarmi. Racconto la mia storia, non perché sia l'unica, ma perché non lo è. È la storia di tante ragazze. Cari fratelli e sorelle, grandi persone che hanno lottato per il cambiamento, come Martin Luther King e Nelson Mandela, Madre Teresa di Calcutta e Aung San Suu Kyi sono stati su questo palco. So che i passi di Kalisha Satarthi e miei hanno preso forma e che porteranno al cambiamento duraturo. Non è più tempo di chiamare i leader per far capire loro quanto sia importante l'istruzione. È il momento di chiamarli in causa, di agire. Chiediamo ai leader mondiali di unirsi a noi e di fare dell'istruzione una priorità. Cerchiamo di portare uguaglianza, giustizia e pace per tutti. Non solo i politici e i leader, tutti dobbiamo contribuire. Me e voi. È un nostro dovere. Cari fratelli e sorelle, dobbiamo diventare la prima generazione a decidere che è l'ultima volta che accade questo. Le aule vuote, i bambini abbandonati, il potenziale sprecato. Tutto questo deve finire con noi. Che questa sia l'ultima volta che un ragazzo ed una ragazza trascorrano l'infanzia in una fabbrica. Che questa sia l'ultima volta che una bambina sia costretta a sposarsi. Che questa sia l'ultima volta che un bambino innocente venga ucciso in guerra. Che questa sia l'ultima volta che una classe rimanga vuota. Che questa sia l'ultima volta che l'istruzione sia considerata un crimine per le ragazze e non un diritto. Che questa sia l'ultima volta che un bambino rimanga fuori dalla scuola. Che questa sia l'ultima volta. Costruiamo il finale, costruiamo un futuro migliore, proprio qui, ora. Grazie. Dell'egoismo feroce. Ma cosa credete che siamo noi donne? Un mobile da collocare dove volete, da rendere funzionante come più vi piace. Tu, padre ritrovato, vuoi governarmi come una schiava dominata dal tuo potere? Non ti ho sempre scritto quale vita schifosa facevo là alla fattoria dei tuoi cugini. Dicevo che ero considerata poco più di una serva e tu non hai pensato una sola volta di venirmi a trovare. Quelle bugie di volermi tenere lontana dal mare non le mando più giù. Mi convinco ora che volevi solo sbarazzarti di me. Ti davo noia e mi hai scaricato dai tuoi cugini. Ora, ascoltami bene. È stato proprio uno dei tuoi cugini, il figlio minore Paolo, che mi ha messo le mani addosso, che ha approfittato di me e mi ha spinto dopo a prostituirmi. Ti scrivevo che facevo la bambinaia, ma non ti dicevo che bambinaia non ero più. Che in quelle case dove venite voi uomini, io ho subito le violenze più atroci. Uomini di ogni specie e razza investiti sul mio corpo, a distribuire i loro schifosi baci ovunque. E poi a penetrare senza pudore, ribrezzo. Che schifo. Così ho cominciato ad odiarli tutti. Per bene no, che mi buttavano sui seni quel denaro che non risarciva il logorio delle mie carni, ma che arricchiva soltanto chi sfruttava la mia giovinezza. Ebbene, io per quegli uomini senza anima trovo il più totale disprezzo.
ho paura. Paura. Che Dio vi maledica. Ieri nella notte e mi ha detto cose molto gravi che mi ha davvero ferita. So che mi dispiace e che non ha voluto dire le cose che mi ha detto perché mi ha mandato dei fiori oggi. Ho ricevuto dei fiori oggi. Non era il nostro anniversario o un altro giorno speciale. Ieri nella notte mi ha sbattuto la testa contro il muro e ha cominciato a strangolarmi. Sembrava un incubo. Non potevo credere che fosse reale. Ma so che deve essere dispiaciuto perché lui mi ha mandato i fiori oggi. Ho ricevuto dei fiori oggi e non era la festa della mamma o un altro giorno speciale. Ieri nella notte mi ha di nuovo picchiato, era molto più violento che le altre volte. Se lo lascio, cosa farei? Come prendersi cura dei miei figli e i problemi finanziari? Ho paura per lui. Ho paura di andare. So che deve essere dispiaciuto perché lui mi ha mandato dei fiori oggi. Ho ricevuto dei fiori oggi. Oggi era un giorno molto speciale. Era il giorno del mio funerale. Ieri nella notte finalmente mi ha ucciso. Mi ha picchiato a morte! Se solo avessi trovato il coraggio di lasciarlo, non avrei ricevuto dei fiori oggi.